parliamo di letteratura, parliamo di canzone, sì. Abbiamo parlato di poesia poco fa, poesia, canzone e letteratura che si uniscono insieme, certo. in più mondi in realtà, evocati dall'ospite che qui ho il piacere di avere qui alla mia destra, Federico Siriani. Ciao Federico. Ciao, grazie per l'invito. Ben arrivato su RBA. Insomma, tante suggestioni, noi abbiamo cercato di condensarle in un titolo, dalla letteratura alla canzone e ritorno, ci perdonerai insomma di aver scelto questo titolo. Mi sembra un buon titolo. Anche perché è quello che vorrei approfondire con te, vorremmo approfondire con te approfittando della tua presenza qui, caro Federico. Insomma, c'è un singolo che è appena uscito, sì. Un tuo nuovo lavoro che penso che sia l'anteprima di quello che sarà un nuovo album. Un singolo che ha un titolo meraviglioso, a mio parere, La promessa della felicità. Ed è un qualcosa che nel testo ripeti, nel testo di questa canzone è disponibile anche sui store digitali. Ecco, è un qualcosa che ripeti e che riscopri, almeno la sensazione che ho avuto ascoltando e leggendo il testo nella mia mente, è qualcosa che ripeti in azioni quotidiane, in azioni cosiddetta semplice, ma che in realtà è una semplicità che in realtà compone quella complessità del nostro giorno. Sì, la canzone è nata proprio parlando anche del rapporto che ci può essere tra letteratura, poesia e canzone, proprio da una poesia di un amico poeta torinese, anzi della zona dell'Astigiano, che si chiama Max Ponte. E questo reiterare della promessa della felicità mi ha aperto un mondo, non soltanto nella scrittura di questa canzone, ma nell'idea che potesse essere un tema da affrontare in maniera più ampia, cosa che poi ho iniziato a fare e che spero poi vedrà la luce nell'album che dovrebbe uscire in autunno. È proprio questo che hai detto, cioè la promessa della felicità è qualcosa che noi viviamo, secondo me, quotidianamente e di cui quotidianamente pochissimo ci accorgiamo. Perché queste piccole bellezze, questi piccoli segnali, purtroppo diventano invisibili in un contesto spesso molto frenetico, ma soprattutto spesso lontano dalle nostre corde e dalle nostre prospettive esistenziali. Credo che ci sia molta gente che vive una vita molto diversa da quello che è veramente, no? Certo. E questo crea, secondo me, molti scompensi anche dal punto di vista, come dire, emotivo, dal punto di vista della rabbia, dal punto di vista dell'infelicità. Recentemente ho visto un film bellissimo di Wenders che era Perfect Days e che in qualche a suo modo raccontava questo tipo di condizione, cioè il fatto di vivere felice secondo le proprie prospettive, anche se si tratta di un lavoro magari più umile, un lavoro meno, ma cogliendo i piccoli segnali di bellezza e di felicità che il mondo ti dà e cercare quindi di essere soddisfatto e il più felice possibile. Poi la felicità è un termine, come dire, gigantesco, quindi insomma è anche... Quindi una felicità nonostante? Sì, certo. Può essere quello. Una promessa della felicità che ci colse in un istante e fummo tutti impreparati. Sì, è proprio quella la conclusione, cioè... La felicità ci coglie quasi sempre impreparati. Ricordiamo dei momenti felici vissuti in passato, ma probabilmente nel momento in cui li abbiamo vissuti non ci siamo resi conto della felicità vissuta esattamente in quel momento. Quindi la felicità ci coglie sempre impreparati e se poi la cogliamo è comunque qualcosa di già passato e vissuto. Giorgio, c'è, sì, Federico accanto a noi che, certo, sempre nella promessa della felicità parla di una felicità trovata nelle poesie e nelle lettere d'amore e qui, certo, torniamo di nuovo al tema della letteratura, della poesia, insomma mondi che abbiamo cercato di unire in queste dirette di RBA dal, certo, Salone del Libro e continuiamo a fare in questa diretta di questa domenica, insomma cercare di unire magari questi mondi apparentemente distanti forse può essere una strada, non credo siano così distanti tra loro, anzi.
Beh, abbiamo parlato, parlando di poesia, parlando di fotografia, parlando di cinema, in questi giorni abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato sempre di linguaggi, no? Hanno, i linguaggi hanno una loro pertinenza, delle loro regole, una loro grammatica. La canzone d'autore, attenzione, la canzone in generale, gli storici usano qualunque canzone come fonte, perché io attraverso anche le canzoncine, anche i jingle della pubblicità posso leggere un periodo. Sta di fatto che la canzone d'autore, senza entrare nel merito di chi sono i cantautori, allora chiunque scriva una canzone cantautore se la canta, la canzone d'autore all'interno della sua proposta ha dei contenuti, diciamo, più complessi, più articolati. I contenuti più complessi e più articolati devono tener conto necessariamente, come tutti gli altri linguaggi, l'abbiamo detto della poesia, l'abbiamo detto della letteratura e della fotografia, dell'interazione appunto con gli altri linguaggi, con le altre narrazioni. Il cantautore, nella fattispecie Federico Siriani, che non possiamo nasconderlo, condivide, cioè, con me tutta una serie di esperienze, siamo amici, fratelli, abbiamo fatto un sacco di cose insieme anche dal punto di vista proprio della produzione culturale, dove lo diciamo ci pesa un po' per il peso che gli ha dato proprio Bianciardi, sì. cioè sappiamo di riferirci a un Moloch, a un Moloch, cioè, abbastanza inquietante. Bene, rispetto a questa cosa, la canzone d'autore deve necessariamente riferirsi, cioè tu non è che puoi così dal niente, lui ha riferimenti che vanno da Mutis a Melville, se parliamo dell'acqua salsa, ma che arrivano a poeti che ha citato e che passano da tutto un mondo immaginato, che è un mondo cinematografico, un mondo western, ne abbiamo parlato, western. Già suonava western un sacco di anni fa. Beh, quando parliamo di western a me evoca la frontiera. La frontiera, certo. La frontiera, ma evoca anche l'albo di Tex che tu ti leggevi in bagno, cioè tu non eri necessariamente a cavallo ricoperto di polvere, mm-hmm. Stavi dentro la tua stanzetta e grazie ai romanzi, grazie ai dischi, io ho imparato a sognare. A un certo punto io ho trovato dimestichezza nell'Appennino di Pavana, perché Cuccini in qualche modo mi aveva raccontato storie per cui io la sentivo proprio chiudere quella porta di Amerigo che va in America, perché mio nonno era andato in America, ma era Amerigo che me la raccontava, mica mio nonno, che non mi ha mai detto niente di questo. Noi siamo cresciuti con appunto con la letteratura, con la musica e con la poesia, ma se pensi alla fine che scrittori come Kerouac o come Salgari alla fine non erano quasi mai usciti dal giardino della loro casa e hanno scritto di luoghi straordinari con una dovizia di particolari incredibili, ti fa capire quale sia la potenza, no? della letteratura, della musica, che ti prende e ti porta altrove. Questa per me è la grande forza. A me piace nella musica, nella poesia, nella letteratura, quando quelle righe, quei solchi di vinile, quelle mi trascinano da un'altra parte. Bello. Ecco, quindi il viaggio, il tema del viaggio, sì. Ma se vogliamo anche il tema dell'incontro. Io tra i tuoi album, i singoli, incroci, spettacoli, ricordo la tua partecipazione ad esempio al Festival Borgate dal Vivo, poi recentemente proprio con Giorgio siete state ad Albenga, sì, in Liguria, quindi insomma io immagino la tua forma canzone, gli album, come una forma di incontro e il risultato di incontro con autori, autrici, poeti, con la poesia. Un poeta ad esempio come Michele Straniero è un lavoro che insieme all'incontro trova anche un altro termine, la scoperta. Sì, è vero. Tra l'altro bazzicava, girovagava qui Giovanni Straniero, no, il nipote saputo. Di Michele, che adesso credo poi farà un incontro sulla canzone d'autore. Beh, l'incontro con Michele Straniero tramite Giovanni e tramite, in compagnia anzi, di Michele Gazic, violinista, sì? Compositore, con cui poi alla fine abbiamo realizzato un disco su degli inediti di Michele Straniero che ci ha forniti appunto il nipote Giovanni. È stato qualcosa di straordinario, perché noi conosciamo Michele Straniero come, diciamo, inventore insieme a Sergio Liberovici dei Cantacronache, di quel fenomeno che poi, fenomeno anche lì letterario musicale, perché insieme a loro come cantautori bazzicavano personaggi come Calvino, come Umberto Eco, come Franco Fortini, come Vattimo.
e che però diedero il via molto probabilmente alla grande stagione della canzone d'autore, perché comunque lo scopo era quello di modificare la modalità che aveva la canzonetta, no, sanremese fino a quel momento. Quindi loro dicevano: attraverso le canzoni possiamo dire qualcosa di diverso, qualcosa di politico, qualcosa di impegnato, qualcosa di sociale, ok? Però era quella roba lì, non so come dire, era, aveva quel cotè. Michele Straniero, subito dopo il periodo dei Cantacronache, era un grande poeta. Era un grande poeta che affrontava in una maniera straordinaria, commovente, il proprio personale, oltre che il politico. Quindi noi ci siamo trovati davanti a questo materiale incredibile. Giorgio mi ha visto quando Giovanni mi ha dato in una sorta di cassetta delle scarpe del materiale d'archivio pazzesco che io ho custodito come una sorta di reliquia, e quindi ci siamo confrontati con questi scritti, scoprendo una, come dice il mio amico Michele Gazic, another side of Michele Straniero, no? Parafrasando Bob Dylan. È stato bellissimo, e questa è una delle possibilità di incontri. Io una volta su una dedica avevo scritto, citando De André, per la sola ragione del viaggio, viaggiare, e tra parentesi, e incontrare, che secondo me aiuta. E sono degli incontri, per quanto riguarda questo lavoro dedicato a Straniero, che hai condiviso con altri artisti e artiste. Mi riferisco ad esempio, faccio l'esempio, non li cito tutti, ma permettetemi, Monio Vadi e soprattutto Giovanna Marini. Sì, Giovanna Marini, che è mancata, ci siamo sentiti telefonicamente io e Giorgio, io dovevo iniziare un concerto poco prima, e è arrivata questa notizia. Giovanna Marini ci ha regalato, credo che sia la sua ultima interpretazione su disco, questo cameo in una canzone, appunto, dell'album dedicato a Michele Straniero. Però forse Giorgio, Giovanna l'ha conosciuta molto meglio di quanto l'ho conosciuta io. Ma me ne parlavi fuori onda. Io ho fatto alcune telefonate molto belle, però... Cioè, hai fatto, sì, anche una, esatto, canzone assieme, esatto, insomma, Federico. Sì. Giorgio, io ricordo che ne parlavamo fuori onda di questo incontro, appunto, con Giovanna, sì, Marini. Sì, che è stata più un seguirla per documentare, che è una cosa che ho fatto con altri protagonisti ancora attivi del Cantacronache, che sono Emilio Iona, che sono Fausto Amodei. Ho ore e ore di girato in cui raccolgo cose insieme a Walter Colle, che oltre a stampare i dischi, il libro dischi di Federico Siriani, ha curato tutti i materiali di Giovanna Marini, così come di tantissimi altri, con l'etichetta La Nota. Quindi è vero, di Giovanna abbiamo tantissimo girato, abbiamo anche il concerto all'Hiroshima in cui lei, io l'ho vista mangiare tre noci nei camerini, proprio tre gheridi di noci, e gheridi è proprio una roba che fa gara con aulica, fa gara con il fanciullino, mi è venuta così. Va bene. E poi io gli dicevo: ma come fa adesso a sedere sul palco? Poi è arrivato con due bastoni, ha fatto i tre gradini, eravamo all'Hiroshima, e io ho registrato quest'ultimo concerto, ultimo perché è l'ultimo che ho visto io, ma ne ho fatti pochi di più, in cui lei per due ore fa questa roba qui, che fa anche Michele Straniero, certo, un poeta, certo, uno che ha inventato Cantacronache, ma è un ricercatore, certo, un grandissimo ricercatore, è uno che ha costruito le basi scientifiche della raccolta dei materiali di quella che è la voce popolare, di quella che è la voce di chi non ha voce, per cui cercare le canzoni, quello che ha fatto De Martino negli anni 50 andando al sud e cercando di ricostruire da antropologo il rapporto tra sud e magia, tra le tarantate, quella roba lì, Michele Straniero non ha mai smesso di farla. Giovanna Marini non solo la faceva, ma diventava in qualche modo la cassa armonica che dava proprio voce, letteralmente, perché Giovanna Marini era soprattutto una voce, sì, una voce, certo, che gridava quelle storie lì. Federico, vuoi aggiungere qualcosa? Stai dicendo qualcosa? No, dicevo solo che quella voce pazzesca che arriva alla fine di questa canzone è straziante, è commovente. Sì. E tra l'altro dice una frase bellissima, scritta appunto da Michele Straniero, dice, scritta da Michele Straniero nei primi anni 60, quindi, certo, dice, spero
che la colomba della pace ripassi un giorno o l'altro da queste parti, che mi sembra di un'attualità. No, è vero. Ma pensa dove vola l'avvoltoio, certo. Pensa alle canzoni di Cantacronache. Certo. Ecco, anche il progetto di Cantacronache, insomma, di questo collettivo che a me ha colpito tantissimo, perché insomma ho imparato a conoscere, sono andato a cercare diverse notizie di questo collettivo. Mi viene in mente quello che hai sottolineato tu poco fa, Giorgio, cioè il pubblico, il raccontare, il dialogare con il pubblico attraverso la forma canzone. Ecco, una domanda che vorrei porti, Federico, è questo: il dialogo con il pubblico, come la tua idea di canzone, come proporti al pubblico attraverso la forma canzone? Non possiamo non ascoltarne le parole, sono tanto collegate all'arrangiamento, in cui tu tra l'altro poi esplori anche nuove strade, come ad esempio con Macarolla, ad esempio con l'utilizzo dell'elettronica. Ecco, tornando appunto alle altre canzoni, come i tuoi lavori più recenti ma anche passati, il dialogo con il pubblico in un momento in cui andiamo di fretta, cioè, e il tuo può essere anche un invito a fruire della forma canzone in modo differente, a non lasciarsi distrarre. Allora, partiamo dal presupposto che il linguaggio, parlavamo di linguaggio, il linguaggio cambia, le modalità di fruizione cambiano, anche le modalità di fruizione della musica, ma non solo. La velocità dei tempi cambia, per cui tutto quello che ci sembrava fruibile in una determinata modalità 30 anni fa adesso non lo è più, o deve essere fruibile in maniera molto più vorace, molto più veloce. Quindi io vivo in maniera serena una contemporaneità a cui però io personalmente oppongo una mia personalissima resistenza, nel senso che mi sento profondamente novecentesco e in quella modalità continuo a scrivere e a proporre al pubblico che ha voglia di seguire questa modalità le cose che faccio. Per cui il dialogo con il pubblico sicuramente non avviene nel momento creativo, perché il momento creativo è qualcosa che ho io con me stesso e con la luce che ti illumina, ma lo diceva anche l'Alessandra, no? A volte appunto le cose sembra che ti vengano suggerite da fuori, e effettivamente è banale, ma spesso succede così. Per cui in quel momento io non penso al rapporto col pubblico, ma poi lo verifico, perché nel pubblico c'è bisogno, c'è necessità. Io ho un profondo rispetto per tutti gli appassionati e le persone che insomma mi seguono, si aggiungono, insomma io non sono mainstream, ma piano piano una nicchia di appassionati si è creata, e a quel punto mi piace invece rapportarmi molto con loro. Il mio mestiere non è tanto stare in studio, ma suonare dal vivo, quindi la mia attività live, Giorgio lo sa, è grande, vuol dire che ci avviciniamo più o meno ai 100 spettacoli all'anno, che sono una cifra molto alta per un cantautore non mainstream. Anche in più modalità ho visto, sia in molte modalità, sia cioè in un luogo piccolo raccolto, sì, come sì, in un teatro. Assolutamente, sì, sì. E quindi in quel momento io credo che il rapporto con il pubblico sia molto, molto, molto bello, molto appassionante, ci sia uno scambio. Io ho voluto proporre queste nuove canzoni in due o tre situazioni molto piccole, proprio perché volevo guardare negli occhi le reazioni del pubblico a queste nuove canzoni, ed è stato bello. Molto bello, sì. Quindi il rapporto col pubblico, Giorgio, il dialogare col pubblico, come giustamente sottolineava Federico, è questo ruolo del cantautore. Sì, vabbè, lui canta per marchiare, cioè adesso diciamo le cose come sono, una volta. Perché non riportiamo tutta la realtà come una volta, cioè, quando ero giovane? Beh, anche questa è poesia, però, se perché vogliamo. Poi se sta nel palco con tantissimo pubblico, cioè invece lui nei posti più punta proprio, cioè, gli vanno indietro le orecchie come quei cani da caccia. No, scherzi a parte. È stato, credo sia un motore forte quello della seduttività che c'è dietro i linguaggi che abbiamo proposto, e che forse in età adolescenziale, nel nostro caso si è protratto forse in maniera anche un po' imbarazzante, ci ha consentito però di costruire, cioè devi
devi costruire un'interazione. Se io vado tra nelle, le tribù degli antropofagi parlando di questo immaginario che ci siamo fatti inseguendo Salgari, dovrò trovare una formula di comunicazione prima che questi mi mangiano. C'è la necessità, che è quella proprio biologica, di sopravvivere, come c'è la necessità biologica di essere attratti, e a quel punto però costruisco. A quel punto li voglio incantare, a quel punto come faccio a non farli mangiare? C'è assolutamente un processo di seduzione e di incantesimo. Questo è meraviglioso, essere testimoni, ecco, di questo processo di incantesimo e di seduzione verso il pubblico, che deve essere sempre nuovo, Federico. Questa è anche un'altra sfida, direi. E, a questo punto introdurrei un altro tema che vorrei condividere con voi, Giorgio e Federico, che riguarda il cantautore, l'artigiano nella parola della musica, e di come si colloca. Forse in realtà dovremmo pensare al fatto che è incollocabile, e questo mi riferisco soprattutto a uno dei tuoi lavori che ho amato, il disco Mac Roll. Vedi, pensano tutti che l'hai inventato tu. Invece no, dimmi tutto, Giorgio. L'incollocabilità è un tema che io e Giorgio abbiamo affrontato tantissimo prima che... Io l'ho trovato lì, ad esempio. Catapultato nel disco appunto di Mac Roll, che è un grande incollocabile, perché è un viaggiatore ma soprattutto uno sperimentatore di progetti fallimentari, cioè è un abitué del naufragio, ma non soltanto il naufragio quello vero della nave che affonda, ma proprio il naufragio sentimentale, il naufragio esistenziale, il naufragio delle proprie. Su questi temi io e Giorgio siamo bravissimi, sì, a saper naufragare e in qualche modo però anche a recuperarci. Abbiamo passato tante serate davanti a tanti bicchieri, Giorgio, di vino. Scherzavo, cioè, nel senso, è vero, è un tema che ci palleggiamo da un sacco di anni e che abbiamo portato in un sacco di scene e che è diventato un romanzo per quello che mi riguarda, è arrivato al disco. La parola incollocabilità l'ho usata io per prima. Lo mette il TM. Poi a un certo punto mi arrabbiato. Allora, bello, a me piace un casino, mi piace tantissimo essere incollocabile. Che non stai da una parte né dall'altra. Sei sempre sospeso. Esatto, e lui era un po' sospeso, il Gabbiere, perché stava in cima. Era quello che guardava per primo la terra dal mare. Insomma, è una figura meravigliosa. Anche qui torna la poesia, torna la letteratura con la grande suggestione dell'autore colombiano Alvaro Mutis. Ecco, anche questo è un incontro che hai avuto con la letteratura. E anche questo, guarda, poi sembra veramente che anche questo incontro è merito di Mr. Giorgio e Stefania soprattutto. Perché una sera ero ospite in una casetta in Friuli, a Udine, che mi hanno lasciato, e quella sera non avevo sonno, ho preso un libro dalla libreria ed era Trittico di Mare di Terra, che detto così sembra un menù di un ristorante. È un bellissimo libro di Alvaro Mutis, che io conoscevo tramite Fabrizio De André, che aveva messo delle parole, delle poesie però di Alvaro Mutis, non dei romanzi, in Smisurata preghiera, una canzone meravigliosa. E io quella notte in realtà non ho dormito tantissimo, ho riletto quel libro, che è un libro piccolo di un centinaio di pagine, che mi ha completamente avviluppato, e la mattina sono andato a fare colazione a un bar di serbi lì vicino con un cappuccino e due bicchieri di bianco. Siamo nella frontiera. E da lì è nata l'idea di fare un lavoro su Mac Roll. Vedi, un altro incontro. Alla fine l'incontro è anche una parola chiave, non solo incollocabilità, insomma. Quindi insomma sono tante suggestioni che uniscono la letteratura, la poesia, la forma canzone, questa forma canzone che si rinnova di volta in volta. Si può rinnovare anche il pubblico, ok, hai parlato di una base, di una comunità, di ascoltatori e ascoltatrici, persone che ti seguono soprattutto in concerto, oltre ad ascoltare i tuoi dischi. Come si rinnova nel tempo? Come si può rinnovare? Questo penso che sia anche una sfida per te come autore che insomma racconta il quotidiano attraverso la forma canzone. Federico. Allora, non so darti una risposta sinceramente a quali possano essere le modalità per rinnovare un pubblico. Io so ad esempio che il lavoro che ho fatto e che continuo a fare nelle scuole un po' inizia a ritornare, nel senso che succede ai miei concerti di vedere
ragazzi che, a cui ho raccontato, che ne so, De Andrea, la scuola genovese, nei miei laboratori, no? Quindi già questo è una modalità. Io penso che sia necessario fare il più possibile e il meglio possibile questo lavoro, questo piccolo, come un rappresentante di scarpe o di abbigliamento che va in giro per l'Italia con il suo carico, la sua macchina, io giro in treno e invece delle scarpe ho le mie canzoni, e non dico porta a porta, ma quasi, sperando di essere accolto il più favorevolmente possibile. Natalia Ginzburg e la sua vita immaginaria, o immaginare una vita. Abbiamo cercato, insomma, di anche collegare tanti puntini in un unico disegno che man mano è venuto fuori, come la fotografia, come un'immagine, insomma, fotografica, una polaroid che prende forma davanti ai nostri occhi. Ecco, Natalia Ginzburg parlava di tante suggestioni che devono nutrire la nostra vita immaginaria. Io parlo anche di una valigia del cantautore che deve sempre avere con sé. Certo. E anche del narratore di storie, Giorgio, in questo caso coinvolgo sia te che Federico. È importante cambiare sempre, aprire e trovare nuovi oggetti da mettere in questa valigia di colui che racconta storie. Sì, secondo te? Sì, è importante nella misura, no, dico anche la misura in cui poi veramente abbiamo toccato. L'abbiamo dette tutte. C'è che è quello che è, oppure che so. Sì. Poi vi saluterò con resilienza, però. No! L'hai detto, però. Volevo dire che è importante, come abbiamo citato Marquez ieri, come gli zingari che arrivano a Macondo, è importante perché tu quella valigia puoi decidere di riempirla a ogni tappa, o puoi decidere di farla diventare un feticcio che contiene sempre soltanto le stesse cose. Non è così importante per chi ti accoglie, perché chi ti accoglie vede solo il motore narrativo che sta dietro il gesto della valigia. Perché non sono gli oggetti a fare il racconto, ma è l'idea che ti porti dentro di stringere una valigia, uno zaino. Lui c'ha il trolley, io c'ho lo zaino, siamo due filosofie, due modi di intendere il viaggio, insomma. Sì, sì, c'è lo spostamento. Anche il viaggio che torna. No, scusa, volevo Vai, solo Federico. Aggiungere una piccola cosa a questa filosofia della valigia, che non è una prerogativa di chi può svolgere un lavoro, chiamiamolo appunto creativo, artistico, che può essere raccontare storie, scrivere canzoni, fare dei film, ma questa valigia la possono portare tutti se lo vogliono, cioè il contenuto della valigia è quello che tu sei disposto a conoscere, ad accogliere, a visitare, senza avere paura magari di certe differenze, ma anzi interessandoti soprattutto a quello che è più diverso e più lontano da te. Quindi ogni essere umano ha la possibilità di avere con sé una valigia piena di cose straordinarie. Spesso purtroppo c'è un po' di paura, un po' di resistenza, per cui si vive nella propria comfort zone. Eccola. Bene? Giusto, beh. Cosa manca ancora? Piuttosto che, no. Piuttosto che. Mi hai già detto, no. Però appunto, ripeto, secondo me sono delle opportunità che si perdono. Ecco, quindi tenere gli occhi aperti, cercare di cogliere tutto ciò che non fa lasciare andare via. Giorgio? Sono d'accordissimo. Io credo che la valigia ci sia già, ognuno di noi. Il problema è la costruzione, non tanto di un bagaglio, ma della consapevolezza della valigia. È che, ragazzi, non so, secondo me abbiamo anche tanto rumore che ci circonda. Non è solo questo brusio del salone del libro. C'è tanto rumore, poco suono. Non lo so, è difficile distinguerlo. Non so se ho letto un'altra... C'è tanto rumore e c'è anche tanta informazione disponibile. Ma forse manca la capacità più attenta dell'ascolto dei dettagli di questo rumore e dello sviscerare qualcosa di importante da questo oceano di informazione. Forse questo è il passaggio. E quindi lì è ancora importante, ancora più importante risulta essere la testimonianza. Certo. Io seguo quella persona perché mi racconta, comunque sa accompagnarmi, sa comunque... Sì. Hai ragione tu. Cioè, il problema è che però in questa ipertrofia narrativa il problema diventa riuscire a trovarle le cose, anche perché la fruizione media di un linguaggio nei ragazzi, io lavoro tantissimo con le scuole e lavoro con i media,
nei ragazzi è, io faccio un libro di 1000 pagine e quelli ne leggono 10, ma questo è nel novero delle possibilità. Però poi, come abbiamo visto, Racca, magari vanno a leggere una pagina che non gli è stata assegnata e attivano un motore, una freccia semantica che li porta da un'altra parte. Però i ragazzi guardano il film, proprio il film, sì, a 2x, a 3x, si fermano solo sulle scene. Davvero? E le canzoni vengono ascoltate per 30 secondi. Quindi il problema rispetto alla fruizione è che questa ipertrofia, questa possibilità che è data a tutti un tempo, ma non sto facendo quello di sì, era meglio prima. Certo. Un tempo per fare un disco dovevi avere i soldi per andare in una sala di registrazione. Stavi delle ore, ti davano una lacca. Adesso fai il disco, ti compri una scheda, non sai nemmeno suonare, ti compri una scheda, c'hai 2 programmi e fai una roba. Vabbè. Quindi ne fai tante, così il libro, ne fai tantissime, anche belle, ma il problema è proprio questa iperproduzione che per cui ti fa distinguere meno i criteri di narrazione che possono riguardarti. Quindi diventa più difficile fruire, per quanto sia più semplice arrivarci. Arrivi a tutti i film, arrivi a tutti i dischi, su Spotify c'è già tutto quello che vuoi sapere su lui e su tutti gli altri. C'è tutto, però hai anche la consapevolezza del fatto che non ascolterai mai tutto, certo, e non troverai certo mai quello che magari potrebbe davvero nutrirti, quindi potrebbe essere davvero frustrante questa cosa. Gente, però che scarica migliaia di film, no, più o meno legalmente, una roba che ma poi non li vedi mai più. No. Ecco, anche quella c'è una sorta di bulimia, no? Sì, di contenuti. Federico, abbiamo cercato di viaggiare insieme attraverso la letteratura quando si unisce la musica e viceversa, quindi un viaggio di andata e ritorno tra la forma canzone e la letteratura tout court, dalla poesia al racconto, alla scoperta e all'incontro. L'incontro con te, col tuo pubblico, ne abbiamo parlato molto, le tue prossime date, dove potremo incontrarti in concerto o comunque insomma in questo modo, in questo dialogo che hai, molto schietto direi con il tuo pubblico, Federico. C'è un concerto a cui tengo molto qui a Torino, che è il 1° giugno per l'inaugurazione dell'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera. Loro sono dei ragazzi fantastici del gruppo teatrale Tedacà, sì, e da diversi anni propongono questa rassegna molto Simone bella, Schinocca, Simone salutiamo Schinocca e Livio Taddeo sono sì, i due artefici di questo. Io ormai sono diciamo un abitué di questa rassegna. Quest'anno presenterò in anteprima le canzoni del disco nuovo con le mie due musiciste del cuore, che sono Veronica Perego, bravissima contrabbassista, e Valeria Quarta, voce percussioni. Ed è un appuntamento che insomma mi piacerebbe fosse affollato. Dai, te lo auguriamo, insomma. Poi ovviamente seguite Federico Sirianni sui social e soprattutto ascoltate le canzoni, sono su Spotify, ad esempio. Quindi cerchiamo di dare delle indicazioni, perché secondo me è importante dare comunque una guida con una bussola, parlando di viaggio. E noi abbiamo viaggiato, Giorgio, attraverso la letteratura e la musica, però almeno ci abbiamo provato. Insomma. Spero che qualcuno ci abbia seguito, ma io credo sono fiducioso. Sì. Anch'io. Federico, io ti auguro tanta bella strada, grazie, tanta grazie voglia di incuriosirti sempre, avere sempre questa bella curiosità, questa voglia di stupirti, innanzitutto tu, con la musica e con la scoperta, ad esempio attraverso la poesia. Grazie Federico. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.